La chiacchierata si divide in tre parti. Una prima parte vediamo gli antecedenti storici e il contesto in cui noi collochiamo il tema che dobbiamo affrontare. La seconda parte vediamo come oggi nella contemporaneità stiamo reinventando, non riscoprendo, reinventando. È importante questo concetto della invenzione, perché è una vera e propria invenzione quella che stiamo realizzando delle comunità territori. E poi la terza parte, entriamo poi merito, ecco, del facilitatore di condominio come innovazione, quindi cosa noi concretamente possiamo fare per svolgere questa funzione nell'ambito della reinvenzione delle comunità territoriali. Diciamo, il tentativo che stiamo facendo è quello di inquadrare una nuova funzione, una nuova attività, una nuova competenza, ecco, in un percorso che è un percorso storico, non è semplicemente qualcosa che si aggiunge a questo, è qualcosa che noi riteniamo sia importante per la società. E quindi bisogna averne piena consapevolezza, piena coscienza per poterlo svolgere nella complessità del contesto in cui noi ci andremo a operare. E questa prima parte sugli antecedenti storici e il contesto, anche questo si divide, ecco, in quattro parti. Vediamo prima come c'è una discontinuità nei modelli della rappresentanza. Cosa significa oggi rappresentare determinati interessi e cosa significava nel passato, per vederne gli elementi, ecco, di differenza, gli elementi di discontinuità. Poi vediamo le peculiarità dell'associazionismo nel settore dei servizi per la casa. Vediamo anche, facciamo un rapidissimo excursus storico sulla normativa che riguarda il condominio, ecco, dall'inizio, da quando entra questo concetto nelle norme e quindi nell'inquadramento giuridico fino all'ultima riforma del 2012. E poi vediamo, rispetto all'ultima riforma costituzionale che c'è stata nel 2001, che ha introdotto la sussidiarietà orizzontale, il quarto comma dell'articolo 118 della Costituzione, ecco come rispetto a questa nuova norma costituzionale, ecco, questa attività che noi intendiamo lanciare si va a collocare. Allora, il contesto e gli antecedenti storici. Anche qui, rapidamente, l'evoluzione delle forme del maritare, quello che oggi sono le forme dell'abitare nel contesto attuale della globalizzazione, qualche cenno sulle agricolture civili, e poi vi spiego perché è importante questa connessione che noi facciamo con l'evoluzione dell'agricoltura.
e poi lo sviluppo locale partecipativo. Il salto di qualità è la tutela dei diritti dei proprietari di immobili o degli inquilini esercitati individualmente alla rappresentanza e tutela dei cittadini che intendono espletare diritti e doveri nel campo dell'abitare. Ecco, noi siamo in un contesto qui nella UIL che è stato il sindacato che ha inventato il sindacato dei cittadini e perché è importante questo? Perché negli anni 70, anni 80 è stato il periodo in cui si è preso coscienza che la rappresentanza non doveva essere più una rappresentanza categoriale ma una rappresentanza complessiva, ecco, del cittadino in quanto tale. Buongiorno. Buongiorno. Ben arrivato. Grazie. E così per quanto riguarda, ecco, inquilini e proprietari di abitazioni. Ecco, un conto è guardare, ecco, queste figure sociali esclusivamente per l'interesse particolaristico che loro hanno, un'altra cosa è guardare la persona nella sua complessità, nella sua interezza rispetto al problema dell'abitare. Ecco, significa cambiare completamente il prospettiva. E vediamo perché. Il motivo è di questo salto di qualità, di questa discontinuità, è che quando a un certo punto ci siamo trovati nella società di massa, cosa che non è che c'è sempre stato, la società di massa, quando nasce la società di massa? Chi è che vuole rispondere? Quanto noi abbiamo la società di massa rispetto alla società tradizionale? Volevi trovare? No, provo a tentarla, nel senso, più che altro, cioè, la parte del boom economico viene post anni 70, quindi ipoteticamente con la società di massa forse si può intendere quando c'è uno sviluppo sia della parte di nascite che della parte di, inteso come mass concept, diciamo, volume. Mi sentirei di dire negli anni post 70, massimo 80, però magari sbaglio, eh? No, diciamo che in quel periodo abbiamo la massima espressione che viene esaltata dalla società dei consumi, ma la società di massa intesa come una società che non è più, diciamo, fondata sull'elite e poi c'è una maggioranza, ecco, di popolazione che in qualche modo è inerme rispetto ai grandi processi sociali, mentre invece entrano le masse, entrano prepotentemente da protagoniste della società. Questo si verifica, diciamo, verso la fine dell'Ottocento, inizio Novecento. E si verifica perché? Perché c'è un impetuoso sviluppo industriale che si avvia, e quando si avvia questo processo industriale, questo sviluppo industriale, questa società che si avvia ad essere una società prevalentemente industriale, si avvia con la rivoluzione industriale all'inizio dell'Ottocento, Poi in Italia arriva tardi, arriva prima in alcune aree del paese,
dobbiamo aspettare gli anni 50 del Novecento perché si allarga, ecco, questa prospettiva, questa modalità all'intero paese. Una parte ancora dell'Italia non arriverà mai il processo industriale, lo sviluppo industriale così come è avvenuto altrove, ma diciamo la società di massa, ecco, noi l'abbiamo alla fine dell'Ottocento. E buongiorno. Scusate. E qual è l'ordinamento politico istituzionale che per la prima volta, ecco, dà forma a quella società di massa? È il fascismo. Cioè diciamo che il sistema politico istituzionale che per primo, ecco, affronta il tema di come dare forma alla società di massa è, a livello istituzionale, sono il modello corporativo fascista e in Germania il nazismo, cioè i sistemi totalitari. Le democrazie, i modelli democratici precedenti al fascismo hanno fatto dei tentativi con Giolitti, ma non avevano avuto la capacità, ecco, di inquadrare in un modello istituzionale la società di massa. Di prima a porsi questo tema e ad affrontarlo in termini, diciamo, in termini di modelli istituzionali è stato appunto il fascismo. E poi la democrazia repubblicana ha ereditato questo modello e ha tentato di democratizzarlo. Ma il modello nasce negli anni 30. E per quanto riguarda, ecco, i proprietari di casa, di abitazione, nel modello corporativo della società di massa, ecco, la condizione di proprietà dell'abitazione è inteso come status sociale, è un complemento essenziale della corporativizzazione della società di massa. Quindi non un servizio sociale, come lo intendiamo oggi nella contemporaneità e come anche in qualche modo la Costituzione ci aiuta a definirlo tale. No, nella società di massa essere proprietario di una casa è uno status. Costituiva un modo per stare nei gradini sociali in modo più elevato rispetto a chi questa condizione non ce l'aveva. E quindi la rappresentanza di questi interessi era una rappresentanza che veniva esercitata nel quadro di questa visione corporativa. Ed è per questo motivo che le forme della rappresentanza, quindi le organizzazioni che si sono occupate degli inquilini e dei proprietari di casa, lo hanno fatto sempre sul terreno, ecco, della mera tutela dei diritti degli uni e degli altri, senza però mai guardare all'insieme, ecco, dei servizi legati alla casa. Perché? Perché si rappresentava quell'aspetto particolare che era appunto rappresentare un aspetto dello status sociale. Poi c'erano altre organizzazioni che si occupavano di altri aspetti. Ecco, quella era la corporativizzazione. C'è lo stato corporativo che modellava anche le forme della rappresentanza secondo quella modalità.
c'è sempre un nesso molto stretto, questo ce lo dobbiamo sempre ricordare anche per il futuro, tra modelli istituzionali e modelli della rappresentanza. E quando c'è una crisi delle istituzioni, e oggi noi ci troviamo nel pieno di una crisi dello Stato nazionale, è automatico la crisi anche dei modelli della rappresentanza sociale, perché sono strettamente connessi, non sono cose distinte. Per cui sì, c'è la crisi dei partiti, la crisi delle istituzioni, ma noi sindacati non c'entriamo niente. No, c'entriamo e come? Perché sono interdipendenti questi aspetti. E dobbiamo sempre avere questa consapevolezza di stare in un sistema di interdipendenza, non in un sistema in cui ci sono separatezze. E oggi noi ci troviamo appunto in una condizione in cui con la globalizzazione, ecco, c'è una ricostituzione, ecco, della comunità e quindi l'assetto corporativo che è tipico della società di massa sta subendo una forte crisi, ed è qui il problema che noi abbiamo, che non riusciamo a ricollocare le nostre funzioni all'interno di questa evoluzione. Perché? Perché non si delinea un nuovo assetto istituzionale e quindi necessariamente c'è un vuoto anche sia di pensiero e sia di iniziativa che riguarda le funzioni, ecco, delle rappresentanze sociali. Però quello che avviene nella spontaneità è la ricostituzione delle comunità, quindi noi è lì che possiamo ricollocare una nostra funzione, che è una funzione primordiale, e però poi ci permetterà, nel momento in cui prima o poi si arriverà ad un nuovo assetto istituzionale che riguarderà l'Europa, che riguarderà il mondo, indipendentemente da noi. Prima o poi il mondo troverà una sua collocazione, un suo modo di organizzare la statualità. Perché? Perché c'è un'impellenza di forze che si stanno muovendo, la Cina, l'India, l'America Latina, l'Africa che preme, quindi nel giro di un decennio, quindi 15-20 anni, noi avremo una nuova collocazione, ecco, nel mondo degli assetti istituzionali. E quindi ci troveremo a dover esercitare le funzioni della rappresentanza secondo questi nuovi assetti. Ma nel frattempo, della ricostituzione delle comunità che erano state in qualche modo emarginate e distrutte, ecco, dal modello industriale, dalla società di massa e dagli assetti istituzionali costruiti sulla società di massa, ecco, noi possiamo recuperare, ecco, e possiamo esercitare fortemente una funzione, se riusciamo a capire in che modo e riusciamo a costruirci i nostri spazi. Quello che noi dobbiamo comprendere è che il diritto di accesso alla casa, che nel momento in cui era il raggiungimento di uno status sociale e quindi aveva un'accezione prettamente patrimoniale,
ecco, finalizzata a completare e caratterizzare appunto lo status sociale, ecco, questo diritto viene a collocarsi oggi nell'ambito del più generale diritto degli individui e dei gruppi all'autogoverno. Ecco, questo è un passaggio importante da comprendere. Perché? Perché prima ancora del diritto al lavoro e del diritto al cibo, per la persona, per l'individuo, c'è il diritto all'autogoverno. Giuseppe, sei stanco? Che succede? No, sto facendo una serie di riflessioni.